ragazzi, benvenuti in questo nuovo unboxing. Ho messo una maglia che secondo me flickerà. E niente, sono arrivati un po' di pacchi, quindi apriamoli insieme. Io partirei già da questo perché si legge già di cosa si tratta. Si tratta di Free Prince e mi servirà per finire il muro alle mie spalle dall'altro lato della macchina che dopo vi mostrerò. Quindi ho ordinato altre foto, sempre tramite app, è facilissimo. Questo giro le ho fatte stampare opache, quindi vediamo come sono venute. Belle, mi piacciono molto opache, quindi ho fatto una buona scelta a stamparle opache. Fantastico, qui c'è un po' del mio viaggio in Kenya e vari viaggi fatti in giro. Belle, mi piace. Ve le mostrerò in un altro video comunque. E tra l'altro ogni volta che voi ordinate delle foto da Free Prints mi mandano questo, che è un codice per avere un fotolibro in omaggio. Quindi perché no? Free Prints, le mettiamo qui. Questo, via. Poi è arrivato un pacco da Amazon. Devono arrivare diversi pacchi da Amazon in realtà. Non so perché arrivano uno alla volta, che cosa si tratta. Questa è la mia nuova tavoletta grafica. Quindi apriamola. Voi vi chiederete perché una tavola grafica? Perché ho scoperto delle cose nuove. Prendiamo delle forbici perché sennò io non riesco mai ad aprirle. Ho scoperto una funzionalità di DaVinci che è molto interessante per creare delle composizioni e dei disegni sui video. Come avete visto dal video di San Galgano. E quindi questa potrebbe rendermi la vita molto 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 più interessante. Don't try this at home. Questa tavola grafica è molto 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 fine, piccolina, compatta, non l'ho voluta gigante. Poi arriverà la penna con tutte le varie punte, ce ne sono tante di ricambio. Vediamo se riesco a farvela vedere. Queste sono le punte di ricambio e questa è la mia tavola grafica. Secondo me mi renderà la vita molto più facile per fare quello che vorrei fare. Adesso passiamo al prossimo pacco, che è qui, lo vado a prendere. Altro pacco. Questo non lo so, sinceramente, ci sono delle scritte cinesi. Vediamo. Questo sinceramente non dovrei farlo vedere, quindi penso che sarà tutto offuscato e non si vedrà nulla. E passiamo al prossimo pacco. Ragazzi, questo l'ho già aperto perché sinceramente non sapevo di cosa si trattasse, quindi l'avevo già aperto e si tratta proprio delle nostre mascherine. Quindi sono arrivate le nostre mascherine personalizzate, sono ricamate, non stampate, quindi un lavoro veramente fatto bene 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 bene, e sono disponibili anche per voi. Fatemi sapere qui sotto in descrizione se vi interessano, perché noi ve le spediamo e vi facciamo sapere anche la modalità per prenderne una, insomma. E vediamo se si vede bene, ne inquadriamo una. Sono molto belle. Ci sono due misure, la piccola e la grande. Queste sono tutte quelle piccole, però sono già abbastanza grandi. Noi ne avevamo già due di prova che sono più grandi. Sono veramente fatte bene, ringraziamo l'Elena. La linko qui sotto per sapere, appunto, per fare dei preventivi o per sapere se vi piacciono anche le sue altre idee. Allora, continuiamo con altri pacchi. Amazon. Io ho sbattuto ma non so cosa c'è dentro, quindi... Penso che qualcosa di fragile lo sto aspettando, quindi... Ah, ok, qui mi è andata bene. Allora, un mini cavo HDMI grande, HDMI piccolo, che serve praticamente per la Sony. Allora, vediamo questo, un altro pacco Amazon. Ho fatto tantissimi acquisti su Amazon, anche perché è il periodo di Natale, quindi capirai. Ah, ok. Questo non lo apro più di tanto perché è un regalo per la Leti, in realtà è un regalino per casa nostra, e sono delle candele profumate. Poi quando lo farò aprire alla Leti
faccia vedere di cosa si tratta. Però lo rimetto dentro così lo può aprire lei. In realtà ho già aperto io, però vabbè. Questo forse ho capito di cosa si tratta. Ed è una cosa che sinceramente adesso non lo volevo spaccare in mille pezzi, ma bisogna farlo per forza. Strano che di solito i pacchi Amazon hanno il punto d'apertura, questo non ce l'ha. Questo ha deciso che vuole essere aperto in questo. Wow, qui due cose che sono sempre per la Sony. Partiamo da questo che è un faretto, un pannellino LED da montare sulla Sony. L'ho preso perché molto spesso quando è nuvoloso o quando c'è poca luce oppure devo fare un'intervista a qualcuno è sempre poco illuminato, quindi... Tra l'altro il packaging è molto molto figo. Ah wow, ci sono anche tutti i pannelli colorati da intercambiabili da mettere qui su questo pannello. Vi faccio vedere, proviamo se c'è già un minimo di batteria. Vediamo come si accende. Non succede nulla. Ragazzi, tanta roba. Così acceco tutti. Però come luce c'è tanta, mamma mia. E nel senso è dimmerabile perché diceva che era anche calda, ma in realtà la vedo solo fredda. A meno che non bisogna cambiare con uno di questi. Giallo, forse con questo, un po' più calda, che dà più quel senso di calore. Oppure andiamo sul verde, oppure andiamo sul rosa, oppure andiamo sul blu. Bene. Cosa forte che ha un caricabatterie e la batteria intercambiabile. Poi passiamo a questo piccolo pacchettino che in realtà fa parte sempre di questo gadget qui, nel senso che è bello. Questo è una cosa che non me l'aspettavo, veramente comodo questo pacchettino. Questo, signori e signori, è un microfono a condensatore tipo cimice, quelli da cravattino da mettere qui appunto per parlare. Ci sono delle batterie, penso che vadano messe qui dentro perché attivano il condensatore. Sì, tra l'altro ha 6 metri di cavo, quindi qualcosa di molto molto lungo. E niente ragazzi, ero curioso di sentire questo microfono, si sente bene? Lo scoprirò solo quando andrò a montare il video, naturalmente. Spero che si senta bene, anche perché ha mandato due batterie, quindi queste già le ringrazio. E poi in realtà si può anche spegnere. Così acceso. E quindi dai, figo. Poi altri pacchi Amazon. L'ultimo pacco arrivato. Tra l'altro avete visto Amazon, la nuova striscia di Natale, figo. Allora, qui ci dovrebbe essere una cosa che... Una cosa che rivoluzionerà tutti quelli che hanno una Sony. Due pacchi all'interno di questo pacco. Uno è una scheda di acquisizione video super 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 economica. Quindi io voglio provarla perché in realtà per quello che serve a me, cioè non giocarci, non fare gaming, potrebbe essere abbastanza soddisfacente usare questa. Mentre qui c'è una cosa che se funziona davvero è una figata atomica. Allora, praticamente questo accessorio della U-Ring, ma su questo ci farò un video, cioè se funziona davvero ci faccio un video molto molto specifico. Praticamente si monta sopra la Sony. E all'interno, adesso qui c'è una pellicola, c'è uno specchio praticamente, e montandola sulla Sony io riesco a vloggare vedendo cosa riproduce lo schermino della Sony sotto. Quindi avete capito, no? Quel vetrino non fa nient'altro che riflettere tutto quello che si vede, oddio, qui sullo schermo. Ed è una cosa buona perché io mentre vloggo finalmente riesco a vedermi. E in più, come dicevo, appunto tre slitte da montare di tutto e di più. E questa è una buona cosa per le Sony, perché di solito non si capisce mai dove sta inquadrando. E questo più o meno ti può dare un'idea. Niente, io direi che l'unboxing è finito qui, però non prima di aver visto appunto il mio muro di foto e le candele della LED.
Allora, ragazzi, questo è il mio muro di foto, ok, per far sì che si crei un set quando registro appunto dei video. Bello, eh? Allora, questo è il regalo che la Leti ha già scartato e sono delle candele profumate, come vi dicevo. Però sono veramente molto belle da tenere in casa. Vi linko in descrizione come si chiamano.